Uno scatolone di 5,6 kg ha ricevuto una spinta e ora striscia sul pavimento finché va a urtare contro un'estremità di una molla orizzontale, di massa trascurabile e costante elastica 320 newton su metro. L'altro capo della molla è fissato al muro. Tra lo scatolone e il pavimento è presente attrito con coefficiente di attrito dinamico 0,10. Qual è l'accelerazione dello scatolone quando ha compresso la molla di 2 centimetri? Quanto vale in quell'istante la forza che lo scatolone esercita sulla molla? Andiamo a vedere di costruire graficamente quello che è la nostra situazione. Quindi abbiamo un piano, abbiamo un muro, su questo piano c'è uno scatolone che ha ricevuto una spinta e attaccato al muro c'è una molla. Lo scatolone ha ricevuto una spinta e si sta muovendo con una certa velocità V verso la molla. Lo scatolone raggiunge la molla. E la comprime di 2 cm. Allora, innanzitutto possiamo considerare la direzione dello spostamento dello scatolone, che è quello che va da sinistra verso destra, quindi verso la molla, e fare alcune considerazioni. La prima considerazione è che, da quello che ci dice il problema, la scatola, una volta che è stata spinta, è soggetta a una forza, quella della forza di attrito. La forza di attrito, come sappiamo, è contraria al verso dello spostamento, quindi sarà diretta da destra verso sinistra e quindi contraria al nostro spostamento. Questo può essere il vettore che rappresenta la nostra forza d'attrito. E sappiamo che la forza d'attrito, con un meno davanti, che indica il verso contrario allo spostamento, è uguale alla coefficiente di attrito dinamico per la massa per l'accelerazione di gravità. Un'altra informazione che abbiamo è che quando la scatola raggiunge la molla, la scatola comprime la molla. Nel momento in cui la molla viene compressa, la molla esercita una forza sulla scatola, che possiamo chiamare come forza elastica. Anche la forza elastica è una forza che è contraria allo spostamento. Noi ci ricordiamo che la descrizione della forza elastica in formula è rappresentata come meno kS, con S intendendo la compressione della molla, e con il meno il fatto che la forza che si sviluppa con la compressione della molla è contraria allo spostamento. Quindi ci sarà una forza E con la stessa direzione e verso della forza di attrito, contrari quindi allo spostamento. Quindi nel momento in cui la scatola viene spinta e raggiunge la molla, fino a che la molla non è compressa, c'è la forza di attrito e una volta che la molla è compressa c'è la forza elastica, sono due forze che si sommano e sono due forze che agiscono in modo contrario alla direzione di spostamento della scatola. Quindi, quando il problema ci chiede qual è l'accelerazione dello scatolone quando ha compresso la molla di 2 centimetri, possiamo dire sicuramente che lo scatolone, quando la molla è compressa di 2 centimetri, in quell'istante è soggetto a due forze. Quindi la forza totale a cui è soggetto lo scatolone è uguale alla forza di attrito più la forza elastica, che sappiamo essere contrari entrambi allo spostamento e quindi che possiamo sommare in modulo. Quanto vale la forza di attrito? La forza di attrito è uguale al coefficiente di attrito dinamico 0,10 per
per la massa, che è 5,6 kg, per l'accelerazione di gravità, 9,8 metri fratto secondo quadrato, uguale a 5,5 newton. Mentre la forza elastica è uguale alla costante elastica della molla, 320 newton su metro, per la compressione della molla. Quindi con S si intende in realtà la variazione fra diciamo, lo stato di equilibrio della molla, la lunghezza di equilibrio della molla e la compressione che la molla ha ricevuto, in questo caso 2 centimetri. 2 centimetri che possiamo scrivere come 2 per 10 alla meno 2 metri, che è uguale a 6,4 newton. Quindi la forza totale sarà uguale a 5,5 più 6,4 uguale 11,9 newton. La seconda legge della dinamica. Applichiamo adesso il secondo principio della dinamica, F uguale ma, per ottenere l'accelerazione. La forza applicata sulla scatola Applichiamo adesso il secondo principio della dinamica per ricavare l'accelerazione che nell'istante in cui la molla è compressa di 2 centimetri è applicata sulla scatola. Quindi scriviamo F uguale ma. L'accelerazione quindi sarà uguale alla forza fratto la massa. Con forza mettiamo il valore totale della forza, cioè forza di attrito più forza elastica, 11,9 newton, diviso la massa, 5,6 kg. Otteniamo 2,1 metri fratto secondo quadrato. Questa è l'accelerazione che nel momento in cui la molla è compressa di 2 centimetri è l'accelerazione applicata alla scatola. Attenzione, la scatola si sta muovendo con una certa velocità. Il fatto che inizi a comprimere la molla e ci sia una forza di attrito non vuol dire che la scatola abbia ancora cambiato direzione, cioè la scatola potrebbe andare contro il muro e comprimere la molla ulteriormente. Noi ci chiediamo, il valore dell'accelerazione nel momento in cui la molla è compressa di soli 2 centimetri. Quindi può tranquillamente succedere che la velocità con la spinta iniziale che abbia avuto abbia ancora una velocità in direzione da sinistra verso destra, quindi nella stessa direzione dello spostamento, ma nel contempo si inizia a creare un'accelerazione negativa, contraria quindi allo spostamento e alla velocità, tale da rallentare sempre di più la velocità impressa sulla scatola fino ad annullarla, fino a renderla uguale a zero. Noi sappiamo soltanto che quando la molla è compressa di 2 centimetri, l'accelerazione applicata sulla scatola in quel momento è di 2,1 metri fratto secondo quadrato con verso contrario allo spostamento. Ci chiediamo quanto vale in quell'istante la forza che lo scatolone esercita sulla molla. Qui applichiamo il terzo principio della dinamica. Il terzo principio della dinamica dice che la forza che la scatola esercita sulla molla è uguale a meno la forza che la molla esercita sulla scatola. Abbiamo visto e l'abbiamo calcolato che la forza che
la molla esercita sulla scatola è di 6,4 newton, con verso contrario allo spostamento, quindi la forza che la scatola esercita sulla molla sarà uguale a 6,4 newton. Quindi, in questo istante, ci sarà la forza che la scatola esercita sulla molla e la forza che la molla esercita sulla scatola. Queste forze sono uguali in modulo, ma di verso opposto.